Professor Calvesi, la ringrazio di avermi concesso questa intervista. Io le chiedo di iniziare subito a fare qualche suo commento su questa prossima mostra. Questo è un anno speciale per quanto riguarda Caravaggio, il quadricentenario della morte del pittore, e fra pochi giorni comunque ci sarà questa mostra delle Scuderie del Quirinale. Mi sembra che il filo conduttore, mi correggo ovviamente se sbaglio, sia il fatto che ci siano soltanto opere di attribuzione certe. Sì, beh, naturalmente, perché negli ultimi tempi sono state fatte molte attribuzioni a Caravaggio che spesso suscitano dei dubbi, quindi insomma quei quadri lì li abbiamo tenuti fuori, li hanno tenuti fuori gli organizzatori, io faccio parte del comitato scientifico e diciamo sono rimasti quindi soltanto i quadri assolutamente certi, che in tutti non sono neanche 50 in tutto il mondo, no? E di questi siamo riusciti ad averne quasi una metà, perché è estremamente difficile ottenere, diciamo soprattutto in questa occasione, i prestiti di Caravaggio, nel senso che qualunque museo, qualunque collezione, qualunque chiesa che possiede un Caravaggio in questa occasione del centenario desidera imbastire intorno al Caravaggio di sua proprietà un evento, un qualche cosa che diciamo celebri l'opera in loro possesso. Quindi è stato molto difficile ottenere queste opere, comunque sono un numero sufficiente per dare un'idea molto abbastanza esauriente di Caravaggio, soprattutto se sommate poi alle altre opere che si trovano a Roma e che il visitatore sarà, diciamo, invitato ad andare a vedere, perché insomma le opere delle chiese non le abbiamo prese: San Luigi dei Francesi, Sant'Agostino, Santa Maria del Popolo, sono sempre lì e quindi diciamo facilmente possono essere accessibili con un giro, diciamo, nel centro di Roma. E anche tutti i dipinti della Borghese ne abbiamo presi solo un paio per non sguarnire la galleria completamente, e quindi ci sono un'altra decina di quadri, diciamo, oltre a quelli ai più di 20 che sono presenti in mostra, che sono accessibili per il pubblico qui con una visita a Roma. Ecco, dei dipinti che sono presenti alla mostra, adesso io ne ho qua una lista di, mi sembra, di 13-14 quadri, lei ovviamente mi ha fatto notare che ne mancano sì, una decina, sono no? Sono più di 20, insomma. Però ecco, c'è magari un'opera che magari lei avrebbe voluto e non ci siete riusciti? Vabbè, tutte, perché diciamo tutte quelle che mancano le avremmo volute tutte. Un'opera di cui siamo particolarmente orgogliosi del prestito è la canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che non è mai uscita dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano e che è uno dei quadri più belli di Caravaggio e che appunto invece in questa occasione verrà alla mostra. E poi naturalmente, non so, la morte della Vergine del Louvre è un quadro stupendo che abbiamo fatto i salti mortali per averlo, ma i francesi sono stati irremovibili e non ce l'hanno voluto dare, e così altre opere diciamo di grande importanza purtroppo mancheranno. Però ripeto, diciamo, per conoscere Caravaggio la presentazione dei dipinti della mostra è più che sufficiente. Ecco, professor Calvesi, le posso chiedere, lei sicuramente avrà fatto un intervento nel catalogo di presentazione della mostra, immagino. Io non ho avuto ancora modo di avere una copia, sì, perché ancora non è uscito. No, abbiamo fatto in questo modo, cioè che ognuno di noi ha fatto alcune schede, cioè invece di fare le solite schede scheletriche, filologiche, abbiamo fatto delle schede discorsive, sì. E io ho fatto le schede della canestra di frutta, appunto, che è il quadro
di cui le parlavo prima, e del riposo della fuga in Egitto, che qui mi pare che non ci sia in questo elenco, e che viene dalla galleria Doria Pamphili. Sì. Ecco, e poi gli altri hanno fatto altre schede, altri discorsi, e poi vabbè, come presidente del comitato ho fatto una piccola premessa nel catalogo, ma insomma quella, diciamo così, ufficiale, una paginetta di presentazione ufficiale. Ok, quindi vi siete un po' differenziati dai soliti, per esempio dall'ultimo catalogo che di Bacon e Caravaggio, che lì c'è un mio saggio molto, sì, molto lungo invece. Sì, l'ho letto, sì. Quello, sì, l'ho letto. Ecco, c'è in uno di questi dipinti che ha portato, diciamo, che sono stati portati alla scuderia, che lei è particolarmente legato. Uno di questi. Ma sa, appunto, la canestra di frutta. Sono particolarmente legato per varie ragioni. Innanzitutto perché è un grande capolavoro, e poi perché c'è tutta una vicenda della storia di questo dipinto a cui io ho dato dei contributi. Cioè, questa canestra di frutta sta all'Ambrosiana, cioè che è la pinacoteca fondata da Federico Borromeo. Sì. Federico Borromeo, che era il cugino di San Carlo, era a Roma appunto negli anni di Caravaggio, e però siccome si aveva questa idea di Caravaggio, pittore maledetto, pittore ateo, pittore trasgressivo, eccetera, sembrava impossibile che il cardinale Federico Borromeo, espressione invece rigorosa della Controriforma cattolica, potesse amare Caravaggio, no? E allora quindi si è pensato che questo canestro di frutta gli fosse stato regalato da un suo collega, cioè dal cardinale Del Monte, che era il protettore del Caravaggio ed era molto amico del Borromeo. Questo sulla base di un documento da cui risultava che il Del Monte faceva un regalo al Borromeo, però non si diceva quale regalo. E Longhi disse che questo regalo sicuramente era la canestra di frutta di Caravaggio. Poi c'è il fatto che Federico Borromeo ha scritto un piccolo libro intitolato Museum sulla sua collezione, nella quale descrive questa canestra di frutta dicendo che è un'opera straordinaria, bellissima, tant'è vero che lui avrebbe voluto avere un pendant di questa canestra di frutta, però non era riuscito a trovare un pittore dello stesso livello di Caravaggio, no? Quindi insomma faceva un grande elogio, però nello stesso tempo diceva: questa canestra ex qua flores micant, da cui splendono i fiori. Uh-huh. E quella è una canestra di frutta, e allora hanno avuto buon gioco questi, diciamo, detrattori, certo, del Borromeo, di dire: ma quello non si ricordava neanche che erano frutta invece di fiori, quindi non gliene importava, certo, niente di, certo, questo qua. Allora qua io da un lato ho trovato dei documenti da cui si è capito che il regalo che faceva il cardinale Del Monte a Federico Borromeo non era la canestra di frutta del Caravaggio, ma era un orologio. Ecco. E poi ultimamente è emersa la versione originale in italiano di questo volume di Federico Borromeo, in cui lui parla correttamente di canestra di frutti, certo, e quindi è un errore del traduttore quello di aver scritto Flores, certo, invece di, certo, Frutus. Senta, professor Calvesi, lei adesso nominando Federico Borromeo mi fa agganciare un altro argomento. Lei spesso nel suo ultimo saggio, nell'occasione della mostra Bacon Caravaggio, lei ha scritto che nel passato, nella sua carriera, ha avuto delle contestazioni, no? sul fatto che lei, sì, cercava di smontare un po' il cliché del pittore maledetto. Sì. E quindi lei non è d'accordo a questo profilo di Caravaggio, un pochino legato a una concezione di laico, e fino ad arrivare quasi alla miscredenza. Ecco, ovviamente
Quindi lei un pochino ha subito, anche se da poche persone, delle critiche. Ora, che come lei sa, ci sono ovviamente diversi filoni di pensiero, no? Diversi filoni di pensiero. Ci sono, per esempio, io ho avuto modo di, così, di leggere, diciamo, quello che scrive uno scrittore che è uno scrittore giovane, fra l'altro, però non credo che sia soltanto lui. Dove praticamente, questo scrittore si chiama Andrea Dusio, non so se lei lo conosce, comunque ha scritto un libro recentemente, però so che non è soltanto lui che contesta un po', per esempio, questo profondo legame di Caravaggio con il Borromeo, con Federico Borromeo, sì, sì, eccetera. E quindi non so se lei magari, siccome lei in passato è stato contestato, adesso ovviamente c'è chi per qualche motivo ha delle tesi diverse, no? Ecco, lei se la sente un po' di fare un po' un botta e risposta, sì, a distanza? Questa storia, io diciamo, il mio primo articolo in questo senso è del 1971, quindi diciamo sono molti anni, e inizialmente questa mia tesi è stata molto avversata. Però adesso praticamente tutti gli studiosi seri di Caravaggio la condividono. Poi ci sono una quantità di persone, perché ormai su Caravaggio scrivono tutti. Il problema è che Caravaggio non era affatto un pittore ateo e miscredente. Insomma, abbiamo la prova persino che si comunicava, no? E soprattutto risulta chiaramente dai suoi dipinti di soggetto sacro questa profonda religiosità, questo senso profondo di adesione alla religione cristiana, ma diciamo a una concezione della religione cristiana che era quella delle chiese delle origini. Cioè, per capire il problema di Caravaggio bisogna riandare alla polemica che c'era all'epoca, cioè alla fine del Cinquecento e ai primi del Seicento, nella curia romana. C'era una parte, in termini oggi politici, ma naturalmente impropriamente lo diremmo a proposito di Caravaggio, potremmo parlare di una sinistra e di una destra. C'era una sinistra che era appunto quella di Carlo Borromeo, Federico Borromeo, San Filippo Neri, gli oratoriani di Roma, che erano tutti per un ritorno della Chiesa alle origini povere, e per una esaltazione dei poveri. La Chiesa doveva avere il compito di aiutare, soccorrere i poveri, e difatti Carlo Borromeo era famoso per questo, sì, no? E così gli oratoriani di San Filippo Neri, eccetera. Invece poi c'era un'altra corrente, per così dire, di destra conservatrice, che considerava, perché c'era una teoria, che i poveri erano tali in quanto sgraditi a Dio, sì, e quindi non erano nella grazia di Dio, e quindi era colpa loro, insomma, se erano poveri e non andavano soccorsi, e la Chiesa invece non doveva essere una Chiesa umile, povera, ma doveva essere una Chiesa ricca, sfarzosa, come poi è stata con il Barocco. Cioè il vero contrario, l'opposto di Caravaggio è il Barocco, che viene subito dopo, insomma. Certo, certo. Perché Caravaggio è il pittore dei poveri, il Barocco invece è lo stile della ricchezza, della gloria, dell'abbondanza, certo, certo, certo. Cioè sempre naturalmente con riferimento al paradiso, quindi in senso religioso, ma comunque una visione appunto ottimistica e di ricchezza e di prosperità, contrapposta alla visione di Caravaggio, che era una visione di povertà, insomma, questi. E così lui, quando dipinge queste persone con i piedi nudi, sporchi, eccetera, non è che lo fa per, diciamo, fare uno sfregio al quadro religioso, ma lo fa perché appunto a Federico Borromeo, per esempio, diceva che i piedi nudi degli apostoli che hanno attraversato le strade per diffondere il Vangelo, eccetera, sono simbolo di fede, di amore di, certo, Cristo, certo. E i piedi sono sporchi per il lungo cammino, eccetera, eccetera. E quindi c'è tutto un modo di interpretare questa cosa di Caravaggio in senso appunto. Anche la famosa questione dei quadri contestati, dei quadri
cioè rifiutati dalla Chiesa, no? Per esempio in San Luigi dei Francesi Caravaggio in un primo momento fece il quadro per l'altare che era San Matteo e l'Angelo, che fu poi invece sostituito da un altro quadro che è quello che c'è adesso. Ma questo perché accadeva? Anche questo bisogna capire. Accadeva perché Caravaggio era un pittore che aveva riscosso un successo straordinario, perché insomma non erano ciechi i suoi contemporanei. Certo, certo. Lo vedevano come lo vediamo noi oggi, cioè capivano che era un grandissimo pittore. E quindi era, diciamo, conteso dai collezionisti. Per cui quando si spargeva la voce che una chiesa rifiutava un quadro di Caravaggio per ragioni iconografiche, lo voleva un po' diverso, eccetera, certo, i collezionisti correvano lì e se lo compravano. Cioè, mentre un altro pittore normale, quando riceveva queste contestazioni, ridipingeva sopra, no? Certo, certo. Ridipingeva, correggeva il quadro, eccetera. Certo. Caravaggio invece gli toglievano il quadro che aveva già fatto, perché era un capolavoro, se lo compravano e lui gliene facevano fare un altro. Lei si riferisce alla versione di San Matteo che poi fu distrutta a Berlino, no? Giusto? La versione di San Matteo e l'Angelo che poi fu distrutta a Berlino. Purtroppo, sì. Quello era un quadro stupendo, sì, no? In cui c'era questo San Matteo che era... si meravigliava di veder comparire sulla carta la sua scrittura, perché era raffigurato come un analfabeta e guidato dalla mano dell'angelo scriveva, no? Sì. E quindi è una concezione bellissima, perché San Matteo era effettivamente un poveretto, era un... Certo, certo. E questa cosa forse non piacque molto, perché gli dissero: ma no, devi fare un San Matteo più dottore della Chiesa, eccetera. Allora lui ha fatto quest'altro San Matteo, che è quello che c'è tuttora a San Luigi dei Francesi, che è molto meno bello di quello che è andato perduto, dove però San Matteo c'ha un'aria più da dottore della Chiesa, certo. E l'angelo sta in alto, mentre invece nell'altro quadro gli prendeva la mano gli faceva scrivere, no? Sì. Ecco, quindi voglio dire, questa visione del San Matteo appunto umile, povero, eccetera, rientra, è una visione religiosa, non era uno sfregio alla figura di San Matteo, era una adesione alla ideologia povera della Chiesa. Naturalmente, appunto, quando il Marchese Giustiniani sentì che abitava lì di fronte, perché Palazzo Giustiniani sta di fronte a San Luigi Francesi, quando sentì che i preti non volevano quel quadro, io ho detto: me lo prendo io. Va bene. Professor Cavelli. Così è successo anche per altri quadri. Va bene. Sempre vorrei ribattere un secondo sulla sua risposta riguardo a Federico Borromeo. Sì. È emerso, è stato ritrovato un documento nell'88. Sì. Dove praticamente Federico Borromeo si riferisce con delle frasi un po' pesanti nei confronti di un pittore che con buone possibilità... Ecco, quindi lei conosce quel documento, no? Sì, ma non è Caravaggio, è Valentin de Boulogne, il pittore di cui parla... Ah, ecco, perfetto. Lui dice: a Roma ho conosciuto un pittore che faceva questo e quest'altro, ma non dice che è Caravaggio. Naturalmente, siccome c'è tutta una serie di persone, perché bisogna pensare che Caravaggio è stato dipinto come pittore maledetto dai suoi biografi dell'epoca, che erano i suoi nemici, perché quello che ha scritto la biografia di Caravaggio era il Baglione, che era il suo peggior nemico, quindi si immagini, ne ha detto di tutti i colori. Se non che queste cose che dicevano contro di lui, poi con il tempo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, sono diventate come dei complimenti, cioè sono diventate dei fatti positivi, no? Il fatto che fosse trasgressore, ateo, precoce, viene considerato alla fine dell'Ottocento e del Novecento come una grande virtù. Quindi Caravaggio, pittore maledetto, benissimo, no? Allora smontare questa cosa è molto difficile, perché chiunque scrive su Caravaggio, fa un film, quegli sciagurati film che hanno fatto su Caravaggio, cioè, punta sempre, perché è chiaro che è molto più romanzesco
far vedere un artista che ogni 5 minuti tira fuori la spada, che uccide, che scappa, che fugge, eccetera, no? Però semplicemente non è rispondente alla realtà storica. Lei si riferisce anche all'ultimo sceneggiato che è uscito su Caravaggio nel 2006. Beh, veramente è una cosa schifosa, scusi la parola, ma è una cosa vergognosa, sì. Che cosa che contesta di più sulla... Tutto, insomma, sembra che sia un personaggio dei Tre Moschettieri, insomma. Ogni 5 minuti qualcuno gli dice qualche cosa, lui tira fuori la spada. È assurdo, è assurdo. Cioè, lui ha ucciso una persona in duello, ma bisogna pensare che i duelli all'epoca erano una cosa all'ordine del giorno, insomma. Anche Torquato Tasso ha scagliato un coltello contro il cameriere, insomma, voglio dire, era una cosa normale il duello, certo, non, certo. Non è come oggi che una persona uccide in duello un altro, fa notizia. Semplicemente che, siccome Caravaggio aveva molti nemici, questi nemici erano i pittori, tutti i pittori invidiosi di lui, perché lui aveva, diciamo, rovinato il mercato, per così dire, no? Certo. Perché aveva spiazzato tutti gli altri, quindi tutti gli altri lo odiavano, certo. Tranne alcuni amici. E poi tutta la parte della Chiesa che era contraria alle tesi del Borromeo, degli oratoriani, contraria all'idea della Chiesa povera, ecco. Quindi il rifiuto della donazione di Costantino, c'è tutta una serie di cose dietro, grosse. E allora questi qua naturalmente vedevano di malocchio Caravaggio. Allora quando lui c'ha questo incidente, perché lui, diciamo, c'ha questo duello e colpisce all'inguine questo suo avversario, perché era una questione di donne, sì, 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 diciamo, sì. Quindi lui evidentemente aveva mirato all'artere femorale, sì. Aveva mirato ai genitali, no? Sì. Però invece l'ha preso l'arteria, sì, femorale, quella è morta. Sì, l'ha fatto. E allora lo condannano a morte. Sì, sì. Ecco, invece un altro lo avrebbero magari imprigionato, certo, tutto quello che si vuole, ma insomma se la sarebbe cavata molto. Senta, molto lei è poco fa nominato, pochi istanti fa ha nominato il suo legame con l'ambiente oratoriano di San Filippo Neri, sì, e Cesare, sì, Barogna, no? Però c'è chi sostiene, adesso lei mi dica pure, sì, quello che pensa, che gli oratoriani erano più legati come pittura al Barocci che a Caravaggio. Insomma, questi sono degli imbecilli questi che dicono queste cose. Certo, amavano anche il Barocci. Cioè, a quel tempo non è che si amavano i pittori in base allo stile, come oggi, no? Che ci sono preferenze stilistiche per un pittore piuttosto che per un altro, ma bensì per i soggetti che facevano. Ora, il Barocci era un pittore che andava bene agli oratoriani perché faceva dei quadri di soggetto gradito agli oratoriani, così. Ma come amavano Barocci, così amavano Pomaraccio e così amavano senza nessun dubbio Caravaggio, perché tutti i committenti di Caravaggio erano o oratoriani o legati agli oratoriani. No? Non può essere un caso questo, no? È evidente che non può essere un caso. Certo. Facciamo una piccola pausa per quanto riguarda strettamente Caravaggio, poi dopo ci ritorniamo. E le volevo un attimino far affrontare, se lei è d'accordo, diciamo un po' il tema della divulgazione dell'arte fra le persone, fra i giovani. E, come lei sa, si stanno mettendo in piedi, anche per la prossima mostra, dei laboratori per ragazzi. Sì. No, ci saranno delle ore dedicate anche durante il weekend, e sono delle cose molto istruttive. Io ho sentito dei genitori che portano i loro figli a questi laboratori e sono molto molto entusiasti. Però ecco, la cosa che le volevo far notare, come giudica, da una parte si organizzano questi laboratori e da un'altra invece si tagliano le ore di storia dell'arte dagli istituti superiori, in alcuni casi si aboliscono completamente la storia dell'arte in alcuni istituti professionali. Ecco, come giudica questa, come la vede, come una contraddizione oppure semplicemente come una ottimizzazione delle risorse, perché c'è un po' una... Non c'è nessuna ottimizzazione, c'è questa insensibilità della classe politica che va sempre peggiorando in Italia, siamo ormai arrivati a livelli di ignoranza
per cui la storia dell'arte è considerata una materia secondaria, no? E allora si cerca di eliminarla senza tener conto che la storia dell'arte è una materia fondamentale, perché se si desideri che la gente rispetti i beni culturali, che abbia amore per i beni culturali, per il paesaggio, per le opere d'arte, bisogna insegnargli alla scuola queste cose. E invece questo si tende sempre a farlo sempre di meno. Anche la televisione, che in un primo momento, anni fa, faceva delle trasmissioni sull'arte, adesso le fa alle 3 di notte, no? Le trasmissioni sull'arte, sì, alle 2 di notte, insomma, no? Sono cose incredibili. Certo, poi ci sono questi personaggi benemeriti che organizzano questi, diciamo, questi corsi, questi incontri per i giovani, eccetera, però quelli lì fanno poco, servono a poco, perché interessano un ristretto numero di persone, mentre invece l'importante è l'insegnamento a scuola, perché alla scuola vanno tutti e tutti devono ricevere dalla scuola l'insegnamento della storia dell'arte, capire che cos'è la storia dell'arte. Il nostro paese non c'ha altra ricchezza che la tradizione culturale, la tradizione della letteratura, la tradizione della musica, la tradizione della storia dell'arte. È questa la ricchezza di cui noi dobbiamo rendersi consapevoli, che dobbiamo, diciamo, utilizzare turisticamente, incrementando il turismo, eccetera. Invece qui è così, è un problema poi che va di pari passo con quello per il rispetto del paesaggio. Certo, certo, certo. E invece le coste vengono saccheggiate, le opere d'arte, diciamo, vengono trascurate. Tutta l'arte contemporanea, tutta l'arte del Novecento non è stata mai comprata, per cui l'Italia è completamente priva dell'arte contemporanea, quasi completamente priva. E questo è un grave handicap per noi, perché la gente ormai ama l'arte contemporanea e quindi va a New York, va a Parigi. Da noi che cosa va a vedere? Va a vedere, sì, Caravaggio, ma insomma, Caravaggio, Raffaello, Michelangelo, d'accordo, ma loro poi vogliono vedere anche Picasso o altri, no? Certo. Rauschenberg, quello che sia. E invece questa politica dell'arte da noi non è mai stata fatta. Bene. Senta, professor Calvesi, io spesso sono a contatto con persone, anche ragazzi, che dicono: io non vado alla mostra perché non capisco nulla di arte. Ecco, ma secondo lei, per fruire di un quadro è necessario avere una competenza specifica? È un'abitudine, cioè esiste. Io quando ero giovane mangiavo qualsiasi cosa, non capivo se una cosa era buona o era cattiva, non avevo un palato sviluppato. Quando poi sono andato come ispettore a Bologna, è una città di gourmet, no? E ho conosciuto degli amici che mi hanno portato al ristorante, ho cominciato ad apprezzare i cibi buoni, eccetera, e adesso ho un palato ottimo, riconosco il cibo buono, il cibo cattivo. Quindi non è che si nasce con il palato buono o con il palato cattivo, si diventa. Se naturalmente non si studia l'arte, se non si conosce, se non si frequenta l'arte a scuola, da giovani, eccetera, poi è logico che da grandi, tranne poi naturalmente c'è anche chi ha istintivamente una maggiore facilità, sensibilità per l'arte e chi ne ha di meno, questo senza dubbio, sì. Però senza coltivarla questa sensibilità non si va da nessuna parte. Certo, quindi lei, mettiamo che una persona decide per la prima volta di andare a una mostra, mettiamo la prossima mostra di Caravaggio, che approccio consiglia a queste persone? Di prepararsi un pochino prima, di andare là, godersi la mostra? Ma guardi, la cosa fondamentale, sa, queste sono cose, problemi eterni, perché non si può, diciamo, insegnare così in 4 e 4, 8. Ecco, certo è, per esempio, che la gente di solito in un quadro guarda il soggetto, no? Per cui dice, questo qua, guarda il racconto, no? Che cosa... Che cosa, sì. che,
che storie è San Paolo che incontra San Pietro, certo, Tizio, certo. Caio, per cui poi nell'arte contemporanea di fronte al quadro astratto dicono ma questo che significa? Quel modo lì di guardare l'arte, ecco, è sbagliato. Se uno parte in quel modo lì non arriva da nessuna parte. Cioè non bisogna mai guardare soltanto, diciamo, all'iconografia, al racconto del quadro, ma bisogna guardare alle qualità pittoriche, alle qualità della pittura, cioè al colore, alla luce, alla forma, alla plasticità. Non so se... Sì, certo. Cioè tutti i valori formali, non i valori illustrativi. Ok, va bene. E quindi ecco, quello che bisogna... in Caravaggio, se uno non percepisce, se uno non si emoziona davanti a Caravaggio, beh, è meglio allora che... Va bene, si dedica ad altro. si dia all'Ippica, insomma, perché, voglio dire, è quasi impossibile rimanere insensibili di fronte... È come uno che dice, a me la tragedia di Shakespeare non mi dicono nulla. Vabbè, se non ti dicono nulla... è peggio per te, insomma. Certo. Senta, professor Calvesi, io ultimamente ho provato ad andare in libreria, volevo acquistare il suo libro del 90, del 91, mi pare. 90. Del 90, le realtà del Caravaggio, non l'ho trovato. Allora, io ho una domanda, però mi sorge spontanea, ma quando esce questa ristampa del libro? Perché molti la chiedono, io so, alla Feltrinelli non mi hanno detto... Non esce perché non lo ristampano, in Audi non lo ristampano. Però esiste, guardi, che io per molti anni ho diretto la rivista Arte Dossier, sì. Che fa questi dossier, ogni numero c'è un dossier su un singolo artista. E allora, ecco, questo è il mio. Prego. Ecco, se lei legge questo, è inutile che si legga il librone del 90, perché... Sì, lo stavo leggendo, sì. Se legge questo c'è tutto il succo, insomma, del... Sì, si è fatto molto bene. ...del mio discorso. Sì, è fatto molto bene. Infatti mi ha fatto anche emozionare, perché poi ho trovato un riferimento al duello della pallacorda, che sì. Lei già... Cioè io sono qualche anno, io mi sono occupato anche delle ricerche, sì, sul fatto della pallacorda nei vari palazzi di Roma e fra l'altro anche di Caravaggio. E lei, molti anni prima, lei ha menzionato la parola tennis... Su quel sì, dossier, lei mi ha fatto emozionare, perché effettivamente, sì, detto, guarda un po', professor Calvesi. E ecco, l'altra cosa che le voglio chiedere, io dal romanzo di Jonathan Haar emerge un personaggio, lei, un personaggio adorabile che si è guadagnato la stima e soprattutto la lealtà delle sue allieve, sì. Mi riferisco a Laura, mi riferisco a Laura Testa e la Cappelletti, sì, la Cappelletti, ecco. Ecco, lei si riconosce un po' su quel personaggio, adesso non so se lo ricorda un po'. No, io no, non è che l'ho appena guardato, appena traletto, perché insomma, oddio, io ho avuto un buon rapporto con i miei allievi, io ho insegnato, sono stato prima, diciamo, dal 55 al 60, per una decina d'anni sono stato funzionario delle Belle Arti, no? Nella soprintendenza di Bologna, poi nella Galleria d'Arte Moderna di Roma, nella Calcografia Nazionale. Poi ho insegnato per i successivi, diciamo, dal 1970 fino al 2003, per 33 anni ho insegnato prima a Palermo e poi a Roma, 6 anni a Palermo e poi tutti gli altri a Roma, ed ho avuto un felice esito, ho tanti allievi, tutti molto bravi, e quindi tra cui queste due, molti si occupano di Caravaggio proprio perché io mi sono occupato molto di Caravaggio, e le due, la Testa e la Cappelletti, sono appunto due esempi, diciamo, un po' della mia scuola, insomma, non dico che sia merito mio, è merito loro se sono brave, ma insomma, però io ho avuto la fortuna, sì, di, sì, avere questi allievi bravi, come Alessandro Zuccari, che è adesso il segretario del Comitato delle Celebrazioni Nazionali del Caravaggio, è il mio successore alla Cattedra di Roma ed è uno studioso bravissimo, eccezionale. E così sono tanti altri, sono molti altri
allievi molto bravi. Certo, e fra l'altro la Cappelletti è uscita adesso con un'opera molto importante, da pochi mesi fa, sì. Un'opera molto importante, sì. E proprio secondo me dalle sue descrizioni, lei viene descritto così, cioè glielo voglio leggere un piccolo passo, dove dice sì. All'università il professor Calvisi portava tweed molto professorali e si aggirava con volto serio e pensoso, ma ora, sulla porta di casa, sembrò a Francesca decisamente meno inaccessibile, perfino un po' impacciato. Era impacciata? Un po' no. Diciamo che in questa descrizione di Jonathan Harre, sì. La descrivono molto, ovviamente, molto professionale, sì. Nell'ambito sì. Universitario, però quando venne qui Francesca, sì, la Francesca e Laura, lei fece l'impressione di una persona molto, molto, molto carina, molto dolce, sì. Quasi impacciata, come se volesse instaurare con queste due ragazze un sì, rapporto sì, molto, sì. Molto amichevole. Sì. Sì, perché insomma effettivamente io, questa è una cosa strana, mi ricordo che avevo 10 anni, no? E la madre di un mio amico, no? Mi disse, ma sai Maurizio, tu mi metti soggezione. Io avevo 10 anni, dico come mi metto soggezione? Non si sa perché io incuto soggezione, per fortuna, perché per un professore è una fortuna incutere certo. Soggezione, perché se no... Però non corrisponde alla mia natura, perché io sono tutto il contrario, cioè amo... sono stato, c'ho un fondo di timidezza, insomma, che avevo da giovane, che... quindi non sono particolarmente portato, diciamo, a dei rapporti effusivi, no? Eccetera. Però cerco di essere sempre il più gentile possibile, il più accostante possibile. Insomma. Certo, quindi lei nel privato, ecco, è un po'. Un po' così, un po', diciamo, rimane sempre un po' riservato, però molto, molto socievole, diciamo, no? Comunque abbastanza. Sì, ecco, non particolarmente, diciamo, socievole, cioè non è che io sia uno che ama, non so, andare tutte le sere a cena con gli amici, eccetera. No, questo no, io preferisco, sono un po' un indole, sono un solitario, sono un introverso, no? Oh, però ciò non toglie che. Credo possa dire di essere molto gentile, insomma. Certo, certo. E quindi sempre pronto a venire incontro a quello che mi si richiede, a fare atti di amicizia, insomma, voglio dire, non c'è bisogno di essere, come dire, dei cordialoni. Certo, certo. Per essere gentili, si può essere gentili anche essendo riservati. Insomma. Ma professor Calvisi, oltre all'arte c'è qualche altro suo interesse che magari coltiva magari segretamente, che oggi magari mi darà questa notizia, che coltiva magari qualche altro interesse, oppure l'arte la occupa? No, non c'ho altri interessi, cioè io da ragazzo così, come tutti i ragazzi, scrivevo le poesie, no? Uh-huh. E quando avevo 14 anni andai da Marinetti, sì. e mi iscrissi tra gli aeropoeti futuristi di Marinetti nel 1941, e quindi Marinetti poi morì 2-3 anni dopo, no? Filippo Tommaso Marinetti, il capo del futurismo, sì. E quindi poi... Quindi facevo il poeta, ecco, e avevo l'ambizione di fare lo scrittore. Poi quando però ho cominciato a studiare la storia dell'arte, questa mia ambizione di scrivere l'ho riversata nella scrittura d'arte, diciamo, nello scrivere sull'arte. E quindi non c'ho, diciamo, dei... come si dice? Dei... Qual è la parola? Degli hobby segreti? Sì, 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 certo. Senta, c'è competizione nel mondo dell'arte? Beh, sì. È uno dei mondi più... cioè, di solito la gente dice beato te che ti occupi d'arte. Per carità, insomma, io lo sconsiglio a chiunque di fare il mestiere che faccio io, perché... Il contatto con gli artisti viventi, perché io mi sono occupato anche molto di arte contemporanea, sì. E quindi ho avuto contatti con molti artisti contemporanei,
con i quali molti purtroppo sono morti perché erano artisti come Schifano, come Festa, come Angeli, come Pascali, che sono tutti morti giovani perché insomma erano o drogati o insomma, ma diciamo, ho comunque dei buoni rapporti con gli artisti, però diciamo nell'artista è difficile trovare un amico vero, perché l'artista è un personaggio estremamente egocentrico e quindi ti ama e ti vuole bene nella misura in cui tu ti occupi di lui, no? Non so se mi spiego. Ecco. Non so, per esempio, io sono molto amico di Ceroli, sono molto amico di Ceroli, ecco. Quindi non posso dire di non avere amici, però naturalmente parlo sempre, scrivo e parlo sempre molto di Ceroli, quindi diciamo è un'amicizia basata anche sulla stima, ecco. Questo, no, lei mi aveva domandato se c'è la competizione se c'è competizione. Dunque, ma scorretta o corretta? Perché io per esempio mi sono scorrettissima, cioè ecco. I rapporti diciamo con gli artisti sono difficili. Sono molto difficili perché l'artista, ripeto, è sempre molto egocentrico e quindi un artista, quando si scrive su un artista, poi questo artista si secca quando uno scrive su un altro artista. Certo, no? Certo. C'è questa la psicologia dell'artista, che si vorrebbe un critico tutto per sé. Siccome questo non è impossibile, perché poi il critico invece è quello che deve... Se no perde credibilità, insomma. E allora da qui nasce la difficoltà dell'amicizia con gli artisti. Poi gli artisti tra di loro sono nemici sempre. Certo, certo. Sempre, molto spesso non riconoscono mai, l'artista non riconosce mai l'altro. È molto difficile che un artista apprezzi un altro artista. Certo, certo. Apprezzano solo la loro stessa arte, no? Quindi, certo. Quindi questo crea delle difficoltà. Poi nel campo dei rapporti tra i critici non ne parliamo, perché lì veramente arriviamo alle forme più basse. Certo, certo. Ma per esempio io so che lei comunque per tanti anni ha fatto delle ricerche anche di archivio, no? Giusto? Le faccio, gli è capitato, sì, no? Le fa tuttora. Io pure ho avuto la fortuna per brevissimi periodi di fare delle ricerche negli archivi, mi hanno raccontato degli episodi che mi hanno lasciato un pochino così interdetto. Mi hanno detto che addirittura molti ricercatori, quando trovano un documento importante, addirittura lo mettono in posizione sbagliata per non farlo ritrovare, cose del genere. Ah, beh, ma naturalmente. Cioè, è veramente una forma di meschineria. È la cosa più innocente. Sì, senta, stiamo volgendo verso il termine, quindi abbiamo quasi finito. Le voglio chiedere due o tre domandine su alcune cose che sono curioso io, poi non so, spero che lo siano anche gli altri. Professor Rodolfo Papa, non so se l'ha sentito, sostiene che il San Giovanni Battista della Pinacoteca Capitolina, insomma, che i tratti del sia Isacco. Ecco, voglio sapere cosa ne pensa. Non è Isacco, è San Giovanni, basta, è sbagliato. Che lui sono anni che fa questa ricerca iconografica, eccetera. Papa è uno studioso molto bravo, è molto bravo soprattutto nelle attribuzioni. Però questa idea iconografica, cioè che quello sia Isacco e non San Giovanni, no, è infondata perché c'è l'ariete che appunto, a volte c'è l'agnello, a volte c'è l'ariete con San Giovanni, non è che deve essere sempre l'agnello. E poi c'è la pelle di cammello, no, che si vede a un certo punto. Insomma, ci sono tutti i contrassegni di San Giovanni, insomma. Bene, bene. Senta, lei come saprà certamente, adesso si stanno facendo delle ricerche a Porto d'Ercole, insomma, per ritrovare i resti. Sì. Ecco, volevo sapere una cosa, non voglio entrare troppo in merito perché è già stato scritto tantissimo, ma secondo lei è importante trovare i resti di Caravaggio? È un fatto, come dire, basta pensare alle reliquie dei santi, no? Il fanatismo che c'è intorno al dito mignolo, non so, di Sant'Ertemisio, insomma, no, è una forma dell'uomo questa di avere
questa specie di superstizione di, così, delle reliquie, no? Questo culto delle reliquie. Certo, trovare le ossa di Caravaggio sarebbe, non dico che non comporta niente, perché non spiega nulla di Caravaggio, no? Uh-huh. Neanche poi, perché poi prendono un osso e ricostruiscono, magari trovano il dito mignolo del piede e ricostruiscono la faccia, no? Cioè, certo. Fanno queste cose su cui io sono molto scettico, insomma. Certo. Però vabbè, sono ricerche, se non credo che riusciranno mai a trovare le ossa di Caravaggio, perché chi glielo dice qual è il DNA di Caravaggio? Chi glielo dice? Ma lei, non so se ha seguito sulle le ipotesi formulate da Giovanna Anastasia, questa studiosa, lei ha, secondo lei, durante la traslazione dei resti, se non sbaglio negli anni 60, se non mi sbaglio, lei sostiene diciamo di tutte quante le ossa che erano nella sono state traslate e lei sostiene di aver visto una croce di Malta e un mantello, però poi alla fine se non l'ha seguito lei sostiene questo, poi chiaramente molti se ha trovato la croce di Malta e un mantello, vabbè, allora va bene, ma bisogna vedere se è vero, dove sta, io non l'ho mai visto questo. Certo, ma lei lo sostiene, però chiaramente bisogna vedere, adesso stanno accertando. Bisogna vedere se è vero. Infatti, una persona normale. Non era affatto omosessuale, perché appunto i suoi rapporti risaputi sono solo con donne, quindi dove sta l'omosessualità? Perché lui dipinge quei giovani efebi, no? E quelli non capiscono che invece è una forma spiritualistica, angelica, di rappresentazione, insomma. C'è tutta una serie di equivoci e questo povero Caravaggio non lo lasciano in pace. E siccome ormai le ricerche documentarie, le ricerche attributive sono arrivate alla fine, insomma, no? E allora adesso si scatenano a cercare le ipotesi più strane, a trovare le ossa, a trovare che era malato di epilessia, poi diranno che c'aveva l'AIDS, no? Certo. Professor Carvesino, la ringrazio.